Op, op, attenzione! Aspetta. Attenzione! Quanto cazzo frenano! No, l'importante, ripeto, per la stampa è divertirsi, ok? Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Stefano Poletti, sarò il Race Insider in questa Matadown 2020. Attenzione! La Matadown è una gara must start, ossia partenza di massa dal Monte Matajur per un dislivello negativo di circa 1400 metri. Dai, passo dentro! Attenzione, attenzione, attenzione! Scusami, scusami! Grazie! Attenzione che ci sono, Attenzione ragazzi! Attenzione! Aspetta, posso passarla da qualche parte, Attenzione, Guarda che entro! Grazie! Permesso, passo via a sinistra! E la sfida personale a reggere... Permesso, quando è possibile, per favore! Se quando avete un buco vi chiedo se per cortesia... Grazie mille, scusatemi, Opa. Grazie mille, gentilissimo! Cambio! Il cambio è andato? Non so, guarda, non si muove più la cazzo. È bloccato questo? Vai. Grazie. Vabbè, tranquillo. Grazie lo stesso. Attenzione. Vai, vai! Attenzione, fratello! Perché ce n'è sempre una qua? Ed è veramente, veramente bella, divertente e anche un pochino distruttiva. Cioè, non riesco a capacitarmi cosa sia successo. Ma adesso, dimmi, ma com'è possibile che sia successo adesso? Personalmente ho avuto qualche piccolo problema tecnico, nel senso ho preso probabilmente con una roccia o qualcosa del genere il cambio, infatti a metà gara sono rimasto senza puleggia. Che devo fare? Quindi concludo questa Matadown in 34esima posizione, molto indietro rispetto a dove volevo essere, ma fa parte del gioco, sta di fatto che mi sono divertito comunque come un pazzo. Rusticate zero in questa gara, anzi sono stato abbastanza cauto, zero cadute, ho perso lo smalto di una volta. A really long stage, but yeah, I had no problems. In the start I had to overtake a little bit because I had in the back I start, so it was fun to get the experience of the mass start. It was so fast! Yeah, that's right, I think everybody was thinking about this record this weekend, so yeah, I did one run to see the track and full gas in the next one. So yeah. What do you think about this track? I think it's definitely one of the longest and the most diverse trails, because it has everything from the high alpine stuff to the flowy stuff, so it's a mix of everything. It's a great trail for racing. Where is your next stop now? The next stop is in 2 weeks in Zermatt, so it's pretty much the EWS season is coming. Come è andata, Erwin? Un po' sfortunato, dai. Perché? Stallonato, rotto la catena, demolito il cambio, demolito la corona.
È la classi, è la gara che tutti. Però dai, non male. E sei arrivato sul podio? Secondo. Bravo? No, buono, buono. Contento. Bravo, bravissimo. Io sono il presidente della SD Macette Team, che è un'associazione che ha sede qui nelle valli di Natisone e gestisce un po' tutti i sentieri della Natisone Bike Arena che ci siamo inventati qualche anno fa, fra cui il sentiero che dal Matajur scende a Sorrento, dove appunto noi, che è il famoso Matadown. Esattamente, Matadown. Allora, siamo qua col terzo classificato delle bike. Com'è andata la gara? Bene. Sei contento del risultato? Sì, sono contentissimo. Bene. Impressioni a caldo? Faceva caldo, è stata dura, le mani non le sentivo, ma adesso va tutto meglio. Sei il titolare? No, io sono, sì, sono quasi il titolare, che ho già detto, ma è bene ribadirlo. E anche l'e-commerce? Sì, ho anche l'e-commerce. Grande. Queste sono le nostre Iron Woman Team di Pesaro. Nota molto positiva, c'era un folto gruppo di ragazzini a prendere parte a questa gara che, ripeto, è una disciplina che in Italia non è ancora tanto conosciuta e praticata. Penso che sia una manifestazione dedicata a tutti gli amanti delle discese, delle lunghe discese, tra l'altro è stata anche votata come uno dei sentieri più belli d'Europa. Ciao! Ciao!